Chi entra in questo mercato deve essere anche consapevole dei rischi che si corrono, perché non possiamo girarci troppo intorno e nasconderci dietro a un dito. I Bitcoin e le criptovalute sono il presente e il futuro. Su questo non c'è alcun dubbio, ma questo non vuol dire che non ci siano dei rischi dietro a questi nuovi sistemi, dietro a questo nuovo universo parallelo. Un universo parallelo fatto di propri attori e proprie regole, che però nel futuro, cammin facendo, potrebbe cadere ogni tanto e qualcuno potrebbe farsi male. Bisogna stare molto attenti. È normale che sia così, anche perché spesso queste criptovalute, questi sistemi vanno semplicemente a replicare i sistemi tradizionali esistenti, non cambiando una virgola di quello che già esiste, spesso, non sempre, nel mondo cripto. Ed è quello che è accaduto alla prima stablecoin per capitalizzazione di mercato, la più famosa Tether, USDT. O Tether, fate voi. Di cosa stiamo parlando per chi si affaccia per la prima volta all'interno di questo canale e per affrontare questo tipo di tematiche? Stiamo parlando di una criptovaluta stabile. Cosa vuol dire? Mentre il prezzo del Bitcoin oscilla verso l'alto, poi verso il basso, poi ancora verso l'alto e poi ancora verso il basso, esistono delle criptovalute, delle stablecoin, che hanno un valore pari a un dollaro, cioè sono stabili, lo dice la parola stessa, stablecoin, monete stabili. Quindi un tether è uguale a un dollaro. Ce ne sono altre, non esiste solamente Tether. Diciamo che Tether è la più antica e quella più utilizzata. Bene, che cosa è successo negli ultimi anni? Prima di arrivare a leggerti quelle che sono le affermazioni da parte degli attori in campo, voglio un attimo spiegarti che cosa è successo a questa criptovaluta. Nel 2017 partirono le indagini su sta criptovaluta stabile. In realtà le indagini non è che sono partite sulla criptovaluta, ma sono partite sulla società che emette questa criptovaluta, ok, che si chiama Tether Ltd, che lavora in partnership con un exchange, no? Che è quella piattaforma che ti permette a te di metterci dentro degli euro e comprare Bitcoin o altre criptovalute. Bene, questa piattaforma si chiama Bitfinex. Entrambe queste due robe qua, Tether Ltd e Bitfinex, fanno capo ad una società madre, ad una holding, e la holding si chiama Finex. Quindi c'è Finex sopra, che è proprietaria di Tether Ltd e della Bitfinex Exchange. Collegata però a tutta sta roba qua c'è un'altra holding, già ragazzi, perché questi fanno soldi seri. Un'altra società che è un'altra holding che si chiama Tether Holding Ltd, che ha sede nelle Isole Vergini Britanniche. In sostanza, un paradiso fiscale. Giusto per riassumervi un attimo di che cosa stiamo parlando, una cosa simpatica. Ebbene, nel 2017 sono partite delle indagini. Cosa volevano scoprire? Chi ha fatto partire queste indagini? In buona sostanza si dubitava del fatto che Tether Ltd e Bitfinex, l'exchange, queste due società avrebbero operato in maniera oscura, diciamo così. Nel 2018 è venuto fuori che avevano dichiarato il falso. Avevano dichiarato il falso per oscurare il fatto che dalle loro casse sarebbero spariti 850 milioni di dollari. Con il tempo, sempre nel 2018, è venuto fuori non solo che sono spariti da una società controllata dalla Tether Ltd sti soldi qua, ma che la Tether Ltd, ripeto, la società proprietaria, diciamo così, in realtà è colei che emette la criptovaluta Tether USDT, non aveva alcun accesso a servizi bancari in nessuna parte del mondo. Cioè, mi spiego, in sostanza, questi signori hanno replicato quello che fanno le banche. Le banche possono creare denaro dal nulla sulla base di piccoli depositi di denaro reale. Cioè, detengono un euro di riserva e sulla base di quell'euro che effettivamente detengono ne creano 99 digitali dal nulla, così, come per magia. E Tether che ha fatto? Ha replicato, ok, questa formula, una genialata, capite? Ecco che cosa intendevo, che a volte queste criptovalute non hanno nulla di innovativo, ragazzi. L'unica cosa innovativa che realmente esiste nel mondo delle criptovalute è Bitcoin. Punto. Il resto sono aziende, progetti interessanti che puntano a dare delle risposte a questo ecosistema o mondo parallelo che si è venuto a creare in alternativa al sistema reale, ma l'unica novità reale è Bitcoin.
Bitcoin e la sua blockchain. Ebbene, in buona sostanza hanno scoperto che Tether LTD non aveva nessuna riserva. Cioè, Tether è capitalizzata in questo momento, fammi vedere, c'ha ciccia pari in questo momento per 36 miliardi di dollari, dovrebbero avere da qualche parte 36 miliardi di dollari, non ci sono. Ma attenzione, perché poche ore prima che certificassero ufficialmente che effettivamente Tether non aveva un dollaro, per non dire una lira, magicamente Bitfinex gli fa un bel prestito da 400 milioni di dollari. Ma siccome non bastano, poi dopo gli concede una linea di credito, dice to Tether LTD, Bitfinex, che insomma di soldi ne ha a sufficienza, ti do e ti presto altri 900 milioni di dollari. In un momento ancora successivo, non finisce qua perché non bastano i milioni, non so se è chiaro ragazzi, questa è, ha una capitalizzazione oggi ovviamente, non allora, allora era più bassa, di 36 miliardi, ma comunque no, miliardi, milioni, c'è un po' di differenza. Allora che cosa fanno? Si mettono insieme Bitfinex e Tether LTD e vanno ad aprire un conto corrente insieme. Dove lo aprono? Alle Bahamas. Quanto ci mettono dentro? Beh, stavolta ci metto dentro 1,8 miliardi, insomma, iniziamo a ragionare. Grazie a questi soldi che mettono dentro riescono a certificare che insomma qualcosa ce l'hanno dentro, e dopodiché, a quanto pare, da quello che dicono le fonti giornalistiche, questi soldi prendono una direzione nuova. Tutta questa situazione qui ha creato un caso in tribunale negli Stati Uniti d'America, nello specifico a New York. Ebbene, questa vicenda si è conclusa pacificamente in questi giorni. Come? Adesso te lo spiego, te lo dico con le loro parole. Tether LTD e Bitfinex esprimono grande soddisfazione per aver raggiunto un accordo legale con il procuratore generale di New York. E nell'accordo noi, dicono loro, non ammettiamo alcun illecito. E noi siamo tranquilli, siamo italiani, diciamo, effettivamente non c'è nessun illecito, vero? Questo è quello che recita il comunicato ufficiale delle due società registrate ad Hong Kong. Ma attenzione, perché interviene l'ufficio del procuratore generale di New York, che afferma una cosa diversa. Dice: le società menzionate hanno coperto in modo sconsiderato e illegale enormi perdite finanziarie per proseguire nella loro attività. Lo ripeto, le società menzionate, Tether, LTD e Bitfinex, hanno coperto in modo sconsiderato e illegale enormi perdite finanziarie per proseguire nella loro attività. Ma attenzione, perché adesso viene il pezzo forte. L'affermazione di Tether LTD, secondo cui, dice il procuratore generale di New York, la criptovaluta fosse stata sempre completamente sostenuta da dollari USA, è falsa. Non ce le hanno, ragazzi, voglio dire, lo sappiamo tutti nel mondo, credo più o meno, cripto, di quanto sia rischioso e pericoloso Tether. Almeno fino ad una regolamentazione, però poi è da capire che tipo di regolamentazione uscirà fuori, capite il concetto di regolamentazione? Perché le due regolamentazioni di cui parliamo e avremo modo di approfondire sono due sostanzialmente: regolare gli exchange e regolare le stablecoin, perché tutto il resto, ragazzi, non si può regolare, non ci può essere una regolamentazione all'interno di un universo parallelo, qual è quello del mondo cripto, ma ne avremo modo di parlare in seguito. Ma se dovesse arrivare a una regolamentazione che dice le stablecoin devono detenere per ogni token, per ogni criptovaluta emessa, un pari valore all'interno di un conto corrente bancario, e sto conto corrente bancario non deve avere sede in paradiso offshore, capite che non è una buona notizia per le criptovalute. Detto ciò, il procuratore dice: guardate che questi non hanno i dollari che vi dicono di avere rispetto a quanti Tether sono stati creati nei conto corrente. La notizia è falsa. Morale della favola: la società dovrà pagare una multa di 18,5 milioni di dollari, che vi assicuro che sia per Tether LTD e Bitfinex, l'exchange, sono bruscolini, praticamente una carezza.